cazzo, bravo, bene. Se riusciamo a chiudere di 20, abbiamo raggiunto l'obiettivo del quarto. Giusto o no? Bene, come mai adesso non giochiamo meglio? Perché siete molto più svegli senza palla. Giusto? Siamo stati attenti in difesa, adesso non vi mancano 4 minuti, se riesce anche ad anticiparlo l'ultima fatica. Ok, cerchiamo di escludere lui dal gioco, ok, questo magari ci potrebbe portare delle buone soluzioni. Guarda lei per qua, lui adesso su quel, siete stati fermi, si abbiamo fatto il pallone e abbiamo fatto due contropiedi. È il nostro gioco. Giusto? Bravo. Ho ancora un minuto, lo chiamo fra 2 minuti, se vedo che è impattato, non di raccontare che abbiamo la fatto. Bene. Thank you.
si è appena conclusa la finale terzo quarto posto degli Under 13, Giorgio Giorgini, un quarto posto che però ti vede sorridente molto più che in altre occasioni. Assolutamente, ma dobbiamo sì. Anche spiegare il perché. Purtroppo queste finali sono capitate in un momento non opportuno magari per la tua società, perché oggi non potevi disporre di un bel po' di tuoi ragazzi impegnati con le cresime. A prescindere da quello, però, ieri hai sfiorato il successo contro l'Excelsior, e proprio mancato proprio soltanto veramente un millimetro, come si dice. Fortuna, e stamattina invece con i sette piccoli eroi, chiamiamoli, che sono venuti ugualmente, si è riuscito comunque a fare una eccellente figura. Sì, guarda, molto orgoglioso veramente dei ragazzi. Ero molto nervoso prima della partita di ieri, perché come dici tu, purtroppo avere 8 ragazzi su 15 alle cresime, tra l'altro Assisi, ieri sono riuscito a onorare l'ottavo ragazzo per non perdere 30-0, perché una mamma mi si è proprio proposta lei proprio per questo motivo, e non ha mandato il ragazzo alle prove della cresima, e lo ringrazio pubblicamente. Nel senso che ovviamente se avessimo vinto ieri, poi come dici tu, abbiamo sfiorato un colpaccio veramente incredibile, e anche oggi comunque veramente sono molto contento, i ragazzi sono stati fantastici, veramente molto contento. Sono ancora piccoli, quindi fare un giudizio mi sembra un pochino prematuro. Ci hai visto qualcosina interessante, anche se bisognerà lavorare. Beh, secondo me un po' tutti quanti per cercare di migliorare un livello che secondo me non è ancora opportuno, permettimi questa aggettivo. Allora, su quello sono d'accordo, però tieni presente che anche personalmente mancavano 8, cioè non 2, è 8 che stanno in campo, cioè vengo da una settimana. Ma ricordiamoci che c'erano 4 squadre che facevano l'eccellenza, e quindi anche lì c'è stato un bel pescaggio, come si dice. Sì, certo, poi come ti dicevo, vengo da una settimana in cui sono riuscito a sconfiggere la Seriana, che è un'altra squadra, cioè sono proprio molto contento ultimamente. Dopo è ovvio che, come dici tu, cioè se non guardiamo l'orticello di casa, sono d'accordo con te. Unica nota negativa, se mi permetti, sì, che rispetto a un campionato in cui di solito genitori e famiglie seguono molto i ragazzi, sì, pochissima gente. Io purtroppo ho avuto questo problema personale, nel senso che tutte le mie famiglie hanno fatto, tra l'altro, un tifo, ringrazio anche loro, però eravamo oggettivamente proprio pochissimi, perché abbiamo questo problema delle cresime che ci ha penalizzato tantissimo, per cui di conseguenza anche qua, cioè non è che voglio giustificare, sai che sono uno onesto, per cui guarda, il mio orticello è andato bene, ecco, sul resto sono, sai che ne abbiamo, parliamo spesso anche di questa cosa, sono d'accordo. Grazie Giorgio, complimenti. Grazie a tutti, soprattutto ai tuoi ragazzi, se mi permetti. D'accordo con te, soprattutto a loro, assolutamente. Grazie. Per ragazzi, Polisportivo Latore, un terzo posto assolutamente soddisfacente per tanti motivi, penso, no? Sì, no, sicuramente risultato che va al di là di quello che era la nostra potenzialità, probabilmente, perché comunque siamo decisamente il gruppo più giovane, abbiamo solo 3 ragazzi del 2001 e gli altri sono del 2002. Abbiamo fatto anche, non so, tutta la girone d'andata della prima fase senza De Belen, che è comunque il nostro ragazzo più bravo, e alla fine siamo riusciti ad arrivare comunque bene, anche contro squadre che sono composte solo da giocatori dal 2001, quindi direi molto bene. E sappiamo che questa età un anno conta, e tanto. Sì, soprattutto da un punto di vista fisico, però devo dire che è sicuramente stato un ottimo anno per i ragazzi del 2002, che hanno avuto, come dire, questo campionato è stato una palestra per poter proprio crescere anche nei confronti di ragazzi più grandi e più bravi. Per il resto, un tuo giudizio invece generale sul campionato, magari penso anche condizionato un po' dalle quattro squadre che fanno l'eccellenza. Sinceramente, sai, il fatto, non conosco bene, cioè un po' le conosco le squadre che fanno elite o così, però io personalmente sono contrario al campionato elite, o meglio, cioè, se ci sono le squadre che fanno l'eccellenza, ma voglio dire, secondo me al massimo 16 in Lombardia,
ovviamente il campionato provinciale ne trarrebbe un grande beneficio e voglio dire gli scontri comunque sarebbero con almeno 8-9 squadre di buon livello, senza bisogno di andare, non lo so, in provincia di Pavia a giocare delle partite che voglio dire secondo me impiegano più il tempo che la crescita, che la crescita dei giocatori, ecco, questo è quello che penso io. Grazie Pier, in bocca al lupo per il resto.